Il territorio montano innevato ha da sempre rappresentato un rischio per le popolazioni residenti, per chi ci si muove per lavoro o per turismo. Siamo abituati dai manuali di alpinismo, già da molti decenni, che ogni volta che si pianifica un'escursione, un movimento su terreno innevato, dobbiamo documentarci bene con i bollettini del rischio valanghe e con un'attenta osservazione del territorio, la tipologia dei versanti, le esposizioni e la morfologia in generale. Negli ultimi anni ci si mette un problema in più a complicare le nostre valutazioni e sono i cambiamenti climatici. La temperatura è aumentata in tutto il pianeta, ma sulle Alpi nell'ultimo secolo abbiamo aggiunto circa 1,5 gradi e questo fa sì che sia cambiata intanto la quota dell'innevamento medio. La temperatura più elevata anche nei mesi invernali fa sì che le nevicate che un tempo si attestavano durante il cuore dell'inverno anche a quote al di sotto dei 1000 metri, oggi molto frequentemente interessino i territori soltanto sopra i 1500, con episodi che vanno molto spesso anche al di sopra dei 2000 metri in pieno gennaio. Questo ha cambiato totalmente sia la durata del manto nevoso, che in molti casi non è più continuo. Inoltre c'è anche il problema della tipologia della neve. Se nel cuore dell'inverno le Alpi avevano nevicate leggere, fredde, che portavano un certo tipo di valanghe, prevalentemente quelle a lastroni generate dal vento, oppure addirittura valanghe nubiformi, oggi possiamo avere neve umida, bagnata anche nel cuore dell'inverno, che si sovrappone magari a strati di neve invece di tipologia diversa e può portare a valanghe di tipo primaverile perfino nel cuore, insomma, dei mesi freddi. Questo fa sì che la nostra attenzione, la nostra capacità di leggere il territorio e la necessità di assumere tutte le informazioni prima di pianificare un'uscita sulla neve debba essere ancora più importante rispetto al passato. Dedichiamo molto tempo a pianificare il nostro itinerario per non rimetterci la pelle. La valanga è una massa di neve che si stacca da un punto del pendio e scende verso il basso. Ce ne sono di tipi diversi, a seconda delle caratteristiche della neve. Il distacco può avvenire in modo spontaneo o provocato. La superficie e il peso specifico della neve variano e determinano il suo grado di pericolosità. L'area interessata da una valanga si divide in tre parti. A monte abbiamo la linea di frattura, in caso di valanga a lastroni, o il punto d'innesco, se la valanga è a debole coesione. Ciò identifica la zona di distacco. È il luogo dove prende origine la valanga. Essa è spesso collocata in vicinanza delle creste, sopra il limite della vegetazione o nei luoghi dove la neve si accumula per effetto del vento o di nuove precipitazioni. La zona di scorrimento è l'area compresa tra la zona di distacco e quella di arresto. Spesso presenta inclinazioni superiori ai 25 gradi. La velocità per le valanghe che si muovono radenti al suolo varia dai 30 ai 140 km l'ora. La zona di accumulo è il luogo dove la massa nevosa rallenta progressivamente fino a fermarsi. Può essere un ampio ripiano, un fondovalle, oppure il versante opposto di una valle. Il rallentamento e l'arresto avvengono su pendii con inclinazioni comprese tra i 10 e i 20 gradi. Sono molti i fattori che concorrono alla formazione di una valanga. I più importanti sono l'inclinazione del pendio, che in genere deve essere superiore ai 27 gradi, la sua esposizione rispetto ai punti cardinali, la morfologia del terreno, gli elementi atmosferici. Un ruolo fondamentale nella stabilità del pendio innevato è svolto dallo spessore e dalle caratteristiche di stratificazione della neve al suolo. I diversi strati di neve, prodotti dalle successive nevicate, vengono continuamente trasformati dagli elementi atmosferici. Il vento, ad esempio, sposta enormi quantità di neve dalle creste e dai pendii sopravento e le accumula nelle conche e nei versanti sottovento.
Anche le variazioni di temperatura dell'aria sono causa di trasformazione della neve al suolo e possono agire non solo in superficie, ma anche sugli strati di neve sottostanti e su quelli prossimi al terreno. Il diverso tipo di cristalli di neve e il meccanismo della loro trasformazione determinano i diversi tipi di valanga. La valanga a debole coesione è formata da neve poco compatta, fredda e asciutta. Se percorre lunghe distanze, può trasformarsi in valanga nubiforme. Precipita a velocità molto elevate, fino a 300 km orari. La valanga di neve bagnata è costituita da neve che contiene acqua allo stato liquido e ha una temperatura di 0 gradi centigradi. Tipica delle condizioni primaverili, è causata da un forte aumento della temperatura dell'aria o dalla pioggia. La velocità di scorrimento è piuttosto bassa, compresa tra 10 e 20 km orari, ma presenta un'elevata densità, variabile fra 300 e 400 kg per metro cubo. Travolge e spinge a valle tutto ciò che incontra, seguendo in genere canaloni e solchi vallivi. La valanga a lastroni ha origine da una frattura iniziale lineare che da una zona fragile si propaga molto rapidamente fino al distacco dell'intero lastrone. Questo tipo di valanga è causa della maggior parte degli incidenti in montagna che vedono coinvolti sciatori, escursionisti e alpinisti. Spesso sono le stesse vittime che con il loro sovraccarico ne determinano il distacco. La valanga a lastroni è la meno prevedibile e la più pericolosa per le attività sportive in montagna. Lo studio delle valanghe è dunque fondamentale per conoscere e prevenire il pericolo che queste possono comportare per le attività umane. Durante l'inverno la neve al suolo è tenuta attentamente sotto osservazione, con rilievi giornalieri e settimanali, eseguiti sopra il manto nevoso e al suo interno per valutarne la stabilità e quindi la possibilità o meno che sul territorio avvenga il distacco di valanghe. 10 colpi da 10 sono a 45. Ci sono. Andiamo subito a prendere la temperatura sotto la superficie. Vediamo che in superficie abbiamo meno 0,8. Puliamo un po' con la pala e andiamo a fare la stratigrafia del manto nevoso. Lo scopo è quello di individuare la discontinuità tra gli strati, in quanto dove c'è la discontinuità c'è sempre uno strato debole ed è il punto più fragile dove possono innescarsi i distacchi delle valanghe. In questo caso qui abbiamo un da 123 a 110, circa 12 cm, abbiamo un lastroncino da vento e poi subito sotto uno strato debole. Qui sotto abbiamo una discontinuità e un cristallo sicuramente più pericoloso. Questo è un cristallo di precipitazione dovuto a turbolenza che c'era all'interno della nube quando c'è stata la precipitazione, è quella che noi chiamiamo neve palotolare. Il distacco del lastroncino avviene proprio nello strato debole che abbiamo appena individuato. Su tutto l'arco alpino opera una rete di centraline di rilevamento collegate ai centri raccolta ed elaborazione dati, gestiti sul proprio territorio dai vari uffici regionali e provinciali. I dati raccolti servono sia per gli studi di natura scientifica che per la compilazione dei bollettini valanghe. Il pericolo è sintetizzato con definizioni e numeri in una progressione crescente da 1 a 5 gradi. La scala europea del pericolo valanghe. Sull'arco alpino italiano e la porzione appenninica della regione Marche
e l'AINEVA, l'Associazione Interregionale per i Problemi Inerenti alla Neve e alle Valanghe, che coordina le attività dei vari uffici regionali e provinciali e che forma i tecnici preposti alla previsione. Tutte le informazioni riguardanti lo stato del manto nevoso e il grado di pericolo valanghe si trovano nel bollettino valanghe reperibile sul sito dell'AINEVA www.aineva.it o nelle pagine internet dei servizi valanghe delle regioni e delle province autonome aderenti. Negli ultimi anni, su Alpi e Appennini, si è registrata una forte contrazione del numero di giorni con presenza di neve, la riduzione dello spessore medio della neve al suolo e l'innalzamento della quota inferiore della neve, dovuta principalmente all'aumento della temperatura. È tuttavia noto come in presenza del riscaldamento globale ci si attenda all'intensificarsi degli eventi estremi di precipitazione. Tali eventi portano alle quote elevate consistenti apporti di neve in inverno, ma talvolta anche in primavera. In questa stagione si assiste a forti e improvvisi aumenti di temperatura che agiscono come formidabile elemento di destabilizzazione. I versanti dove si è accumulata una grande quantità di neve subiscono quindi repentine e anomale trasformazioni che possono causare imponenti eventi valanghivi. Siamo nella stazione di Malga Pieltinis a 1720 metri di quota. Abbiamo appena assistito a una forte nevicata nel fine settimana, sono caduti circa 130 cm di neve. La perturbazione è stata molto intensa, e ha investito praticamente tutta la regione e in 48 ore sono caduti dai 150 ai 200 cm. Una consuetudine ormai, perché abbiamo questi eventi così estremi, 3 mesi di assoluta assenza di precipitazioni e adesso in un colpo solo, in 48 ore, 150-200 mm. Di acqua e altrettanti centimetri di neve. Ormai assistiamo a una variabilità molto ampia anche delle temperature. Subito dopo una perturbazione assistiamo anche in pieno inverno ad un forte aumento della temperatura. Come oggi qui ci troviamo a 1700 metri e la temperatura è di più 2, più 3. I prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento. Queste variazioni di solito le avevamo solo nel periodo primaverile, adesso anche in pieno inverno assistiamo a ciò. Tutte le zone montane sono interessate da questi fenomeni legati al cambiamento climatico e a causa dell'incremento della frequentazione fin dalla caduta della prima neve divengono scenario di incidenti anche mortali causati da valanghe che coinvolgono non solo alpinisti e sci alpinisti ma anche gli sciatori e i frequentatori delle località turistiche invernali. Quando si parla del pericolo di valanghe, cultura e consapevolezza sono la chiave della sicurezza. La cultura deriva dalla formazione, la consapevolezza invece deriva dall'esperienza. Nel caso degli incidenti da valanghe, molto spesso c'è un'azione umana nel determinare questo tipo di eventi. E la neve è un qualcosa di molto variabile sul territorio, anche le condizioni di stabilità variano da luogo a luogo in maniera molto rapida. Nessuno può affermare di saper individuare il rischio con assoluta certezza, proprio perché la neve è un materiale molto disomogeneo. Comunque l'esperienza e la conoscenza dei luoghi sono fondamentali. Ci può venire in aiuto naturalmente il bollettino valanghe e in modo particolare il grado di pericolo che viene diffuso attraverso i bollettini valanghe, che non è una misura assoluta ma non è altro che una stima del pericolo in un determinato momento sul territorio più o meno vasto. Altri due concetti che sono molto importanti nell'interpretazione dei bollettini valanghe sono il consolidamento del manto nevoso e il sovraccarico. Il consolidamento del manto nevoso non è altro che la forza con la quale vengono tenuti insieme i vari cristalli o i vari grani di ghiaccio all'interno del manto nevoso e ciò che conferisce resistenza al manto nevoso stesso. Invece il sovraccarico è il contributo al carico che viene dato da fattori esterni e che può fungere da detonatore nell'innescare una valanga. Il sovraccarico generalmente può essere un sovraccarico debole e quindi un sovraccarico dato da un singolo sciatore o da un singolo snowboarder, o può essere forte quando invece abbiamo un sovraccarico dato da un gruppo di persone, quindi da più persone che insistono sul manto nevoso, che magari non rispettano le distanze di sicurezza,
oppure da un'esplosione, oppure dalla presenza di un mezzo battipista. Il fascino di ambienti coperti di neve. Raggiungere una cima innevata, immersi nella natura incontaminata. Lontano da impianti di risalita e fuori dalle piste battute e affollate, contando solo sulle proprie forze. È lo sci alpinismo. Sono le camminate con le racchette da neve o le discese fuori pista di snowboarders e freeriders. Passione e gioco antico, che ogni anno d'inverno richiama in montagna un numero sempre maggiore di appassionati. Con le moderne attrezzature è molto più facile di un tempo raggiungere luoghi e ambienti bellissimi, ma anche potenzialmente molto pericolosi, se frequentati senza una preparazione adeguata. La valanga è senza dubbio il pericolo più comune di cui si può diventare vittima e molte volte viene sottovalutato. Un'escursione invernale va preparata accuratamente. L'improvvisazione è pericolosa. Che cosa deve fare chi vuole frequentare la montagna in inverno, riducendo al minimo il rischio di causare o di essere vittima di una valanga? Sono tre i fattori da considerare con attenzione: il terreno, i fenomeni meteorologici, che comprendono anche la neve, il fattore umano. La valutazione molto complessa di questi fattori va affrontata preventivamente in fase di programmazione dell'escursione, poi durante l'avvicinamento alla zona di interesse ed infine localmente passo dopo passo, sia in salita sia in discesa. L'escursione va preparata in anticipo, informandosi sulle difficoltà dell'itinerario, consultando le previsioni meteorologiche e i bollettini valanghe della zona e, nel caso in cui la meta prescelta non garantisca un manto nevoso consolidato, conviene cambiare destinazione o rinunciarvi del tutto. Prima di intraprendere l'escursione, va tracciato il percorso più sicuro con l'ausilio di carta e bussola o navigatore GPS, per essere in grado, in caso di un imprevisto, repentino cambiamento del tempo, di muoversi grazie a questi strumenti, anche con nebbia, vento e neve che riducono la visibilità, assicurando così un rientro sicuro. Immediatamente prima della partenza si controlla il corretto funzionamento dell'ARTVA, apparecchio per la ricerca dei travolti da valanga, con la prova incrociata. Adesso commutate in trasmissione e io verifico di ricevervi. Ogni componente deve avere con sé nello zaino pala e sonda e deve essere in grado di usarli in modo appropriato e velocemente, se necessario. Ci sono solo 15-18 minuti di tempo a disposizione per ritrovare ancora in vita una persona travolta da una valanga. È sempre imprudente andare da soli, anche se si ha come meta una zona ben conosciuta. Gli incidenti possono avvenire ovunque e per la persona sola non esiste alcuna possibilità di autosoccorso.
Una volta intrapresa l'escursione, passo dopo passo, va posta massima attenzione a tutti i segnali dell'ambiente. La quantità e la qualità della neve, l'azione del vento passata e presente, i cambi di pendenza, la disposizione e la densità del bosco, gli affioramenti rocciosi, senza dimenticare di considerare il nostro stato psicofisico e la presenza di altri gruppi di escursionisti in zona. L'elaborazione di tutte le informazioni raccolte ci permette di effettuare una valutazione continua degli inevitabili rischi che stiamo affrontando e dei conseguenti comportamenti da adottare. La sosta del gruppo deve avvenire solo nei punti ritenuti più sicuri. Per non aumentare le probabilità di distacco di valanghe, è sempre bene, inoltre, ricordarsi di evitare il più possibile i tagli trasversali del pendio. Se si individuano zone di deposito da vento, dove potrebbero nascondersi i pericolosi lastroni di neve, è bene scegliere il percorso più sicuro, preferendo le dorsali ai pendii aperti e alle conche. Il gruppo deve muoversi sempre in maniera da non sollecitare oltre misura il manto nevoso. Sulle distanze da tenere tra i componenti del gruppo, è bene ricordare che esistono quella di alleggerimento, per non sovraccaricare il pendio, che è di minimo 10 metri in salita e deve essere maggiore in discesa, e quella di sicurezza, per evitare di essere coinvolti insieme in una valanga, procedendo uno per volta, da un punto relativamente sicuro ad un altro, seguendo la traccia aperta dal primo. Con queste precauzioni si evita di sovraccaricare un possibile lastrone e, in caso di distacco, di coinvolgere tutti i componenti del gruppo. Quando la percezione del rischio supera una determinata soglia, si deve evitare il pendio pericoloso o, se impossibilitati a farlo, tornare indietro, seguendo la traccia della salita. In Italia, oltre l'80% degli incidenti in valanga avviene con un pericolo 2 e 3. Ed è estremamente sbagliato pensare: con grado inferiore al 4 stai tranquillo, puoi fare ciò che vuoi. Il grado 3 non significa pericolo medio. Anche se si colloca a metà della scala, sottolinea un pericolo marcato che richiede la massima attenzione e cautela da parte di chi si avventura sulla neve. Peraltro, anche il grado 1 non significa sicurezza totale, motivo per cui non siamo mai autorizzati ad abbassare la guardia. Bisogna ricordare che basta una valanga di piccole dimensioni per seppellire una o più persone, e da una neve compattata dalla valanga è impossibile uscire per conto proprio. Le statistiche ci dicono che l'8% dei travolti da valanga muore durante il trascinamento a valle all'interno della massa nevosa. Il 92% ha buone probabilità di sopravvivere se viene ritrovato entro 15, massimo 18 minuti. Quindi diventa fondamentale in questa situazione l'autosoccorso dei propri compagni di gita, perché i soccorsi organizzati non sono in grado di arrivare entro queste tempistiche. Ovviamente bisogna saper utilizzare alla perfezione gli strumenti dell'autosoccorso, che sono arva, pala e sonda. In caso di incidente da valanga con persone travolte, si deve in ogni caso attivare immediatamente anche il soccorso alpino al numero telefonico unico di emergenza europeo 112 ed essere in grado di fornire le coordinate esatte con i riferimenti del luogo dove si richiede l'intervento, la descrizione dell'accaduto con il numero di persone coinvolte e le informazioni sulle condizioni meteorologiche e sulla morfologia della zona per l'eventuale intervento dell'elisoccorso. Non si deve mai arrivare a questo tipo di situazioni. L'unico modo per evitare le conseguenze di una valanga è di non provocarla e non venirne coinvolti. Corsi ed esercitazioni sono estremamente utili per conoscere l'ambiente montano invernale, per assumere i corretti comportamenti preventivi e per mettere in pratica efficacemente le tecniche fondamentali di ricerca delle persone sepolte dalle valanghe. A Ineva, ogni anno ne organizza molti che vengono curati e seguiti dai tecnici delle varie strutture regionali e provinciali per insegnare le indispensabili nozioni di meteorologia, nivologia e quanto utile alla prevenzione di incidenti. Altrettanto fanno l'Associazione Guide Alpine Italiane
e le scuole di alpinismo e sci alpinismo del Club Alpino Italiano. On a vu que avec le bâtonnier jeu naturel, la rupture ne se propage pas bien. Maintenant, on a ajouté la surcharge. La surcharge, c'est la neige. Et on va voir si, avec juste un petit peu de neige ajoutée comme ça, ça change quelque chose au niveau de la propagation de rupture. Et là, la réponse est oui. Avec la surcharge, ça change complètement la propagation de rupture qui se fait beaucoup, beaucoup plus facile. Quando siamo in ambiente naturale e non protetto, è sempre fondamentale, oltre a una buona preparazione, riconoscere i propri limiti psicofisici. La parola chiave della prevenzione è conoscere se stessi e l'ambiente montano innevato e, in caso di necessità, saper adottare efficacemente le tecniche di autosoccorso per vivere la montagna e i suoi magnifici ambienti innevati come ospiti rispettosi, consapevoli, valutando e contenendo i rischi entro limiti accettabili. Per cogliere la gioia di un momento indimenticabile.